Le farmacie hanno iniziato la somministrazione di vaccini anti-Covid direttamente nelle loro sedi dopo un iter importante di formazione, verifica, monitoraggio, sopralluoghi per sedi e la gestione. Federfarma Brescia, con l'ordine dei farmacisti, ha lavorato a lungo per preparare al meglio l'importante appuntamento che aiuta soprattutto gli anziani a trovare la migliore soluzione vaccinale vicino a casa. Alla data odierna sono già una quarantina le farmacie bresciane che hanno aderito alla richiesta di Regione Lombardia e che hanno i requisiti richiesti. Tra queste anche la farmacia dello sportivo di Temù, della dottoressa Clara Mottinelli, che con il figlio Paolo ha iniziato il percorso, dando il buon esempio per la prima somministrazione di vaccino anti-Covid nella sua farmacia. Siamo partiti, siamo contenti di poter essere d'aiuto al territorio, è una grande emozione. Con tutte le regole del caso. Sì, abbiamo tutta la fase di accreditamento, di accettazione e poi c'è appunto la somministrazione, anche in realtà piccole come la nostra è possibile fare, chiaramente a farmacia chiusa, dove siamo molto attenti a tutta la sicurezza. Per noi sicuramente è qualcosa di nuovo, no? Le prenotazioni stanno arrivando numerose e quindi invito magari anche i colleghi ad aumentare questa possibilità all'utenza. È proprio un cambio di passo della nostra professione. E oggi si salta anche il pranzo. E sicuramente si fa continuato, sì, esatto. I vaccini vengono erogati esclusivamente su appuntamento, con tempi e modi molto ben strutturati. Una persona ogni 15 minuti, mai due persone presenti contemporaneamente, spazi dedicati all'attesa post-vaccino per la verifica di eventuali reazioni, accurata anamnesi condotta da un farmacista sulla base delle precedenti vaccinazioni, quindi erogazione del vaccino. Il tutto con percorsi ben individuati, sanificazione di poltrone, lettini e sedie, con massima garanzia di igienizzazione di suppellettili, ambienti e strumenti. A giorni sono attese le adesioni autorizzate di altre farmacie sul territorio, con conseguente aumento dei servizi a disposizione di tutta la popolazione.